Alfredo Romeo è il presidente dell'associazione IFMA Italia e ha aperto i lavori del seminario nazionale che si è tenuto a Milano al Palazzo delle Stelline. Quest'anno era presente il presidente internazionale del movimento delle imprese del facility management e ha partecipato ai lavori. Presidente, che cosa ha significato oggi la presenza del presidente internazionale a Milano per il movimento del facility management? Un'esperienza importantissima, un confronto intelligente e oltre che innovativo anche straordinariamente aperto, con un presidente che rappresentava una categoria che gestisce nel mondo 500 miliardi di dollari e rappresentata in 150 capitoli nel mondo, di cui solo 10 in Europa. Una scoperta straordinaria nel verificare come le esperienze negli altri paesi non sono tanto diverse dalle esperienze italiane. Con una strana scoperta, quella di aver capito l'esistenza di un confronto pubblico-privato in Nigeria estremamente innovativo e molto avanzato. Perché avanzato? Perché c'è la parte del legislatore, una coscienza del modello di facility management, quindi la vera scoperta sull'integrazione dei processi di questo strumento che oggi rappresenta il massimo dell'efficientamento per le nostre aziende, ma il massimo dell'efficientamento che potrebbe verificarsi anche per le comunità cittadine dei comuni metropolitani. Vuol dire che in Italia c'è ancora molto da fare, ma in particolare che cosa lei ritiene che si possa fare in una prospettiva di sviluppo e di evoluzione nel nostro paese? C'è molto da lavorare con il potere politico, c'è molto da lavorare nel far comprendere ai nostri legislatori un modo nuovo di gestire l'acquisizione dei servizi alla pubblica amministrazione, un modo nuovo di fare economia di scala, un modo nuovo di portare, raccogliere, catturare il valore che esprime il territorio nel gestire pezzi di territorio in un modo integrato. Quindi allontanarsi dalla logica della gestione immobiliare e fermarsi a una logica della gestione del territorio come strumento per ottenere la sostenibilità economica della stessa gestione. Da quello che si è ascoltato oggi si parla anche attraverso questo metodo di migliorare la qualità dei servizi alle comunità, ma c'è un problema di formazione per gli operatori e in Italia in particolare voi avete dei progetti e dei programmi per sviluppare il processo di formazione e di crescita del facility management? C'è sicuramente un problema di formazione degli uomini che si occupano del facility management. Oggi le nostre università sono abbastanza settoriali, molto teoriche, ma per questo devo dire che ci sono delle iniziative estremamente importanti come quella di IFMA, che lancerà nel 2017 un master per la gestione del territorio, che sarà un master formativo per gli uomini del gestire del futuro. Lei sta parlando in particolare delle aziende o vi rivolgerete anche alle amministrazioni pubbliche e ai manager delle amministrazioni pubbliche? Noi ci rivolgeremo in modo particolare, devo dire, considerato una nostra particolare propensione per propensione diciamo di proselitismo culturale nei confronti degli enti pubblici territoriali. Ci rivolgeremo soprattutto a loro
perché loro sono i veri facility della gestione del territorio del nostro paese e la loro formazione è molto legata anche alla capacità poi di riferirsi a un mercato intelligente. Mi rendo conto che è difficile, è molto difficile trasferire questo tipo di cultura all'interno di un ente pubblico territoriale piuttosto che un ente pubblico statale. Però se vogliamo che le amministrazioni crescano, bisogna che anche questi uomini che sono seduti dietro ad un tavolo magari un pochino più impolverato di quello delle aziende private iniziano a frequentare master avanzati come quello di IFMA Italia. L'ultima domanda: vuol dire che IFMA si farà promotrice di una campagna di promozione delle partnership pubblico-private? Sì, ci sarà una campagna di promozione molto, molto spinta, i contenuti del corso del master saranno molto avanzati, sarà concesso ai partecipanti anche dei master concreti e addestrativi nei vari capitoli di IFMA mondiale, in Francia per esempio, dove c'è un IFMA estremamente presente, così come negli Stati Uniti, a New York, ma anche a Londra e in Belgio.